con la crocifissione, le stimmate vogliono significare che la crocifissione di Gesù non è stato un atto di bontà o di debolezza di Gesù che non ha fatto niente per difendersi, è stato il più grande atto d'amore che l'umanità tutta abbia mai avuto da quando è stata creata. Cioè questo grande maestro, il più grande, ci ha dimostrato che chi veramente ha potere di vita e di morte sugli uomini, perché lui, essendo il figlio di Dio, poteva fare così e uccidere tutti, annientare tutti, ha dimostrato invece che chi veramente ha potere, autorità, ha tutta la scienza del mondo, tutto il potere su di noi, non lo usa, preferisce non imporsi con la violenza e sceglie la non violenza, sceglie l'amore per farci capire che non è la violenza, la vendetta, la reazione a provocare l'armonia e l'equilibrio, ma la prima regola dell'universo che equilibra e fa evolvere gli spiriti è l'amore. Ma non è solo amore, è anche giustizia. Ma lui ha voluto fare questa scelta: prima vi insegno che cos'è l'amore. E quindi Gesù si fa crocifiggere e salva le nostre anime anche dal karma. E adesso vi spiego che cos'è, forse lo sapete già meglio di me. Ma poi dice: dopo che vi faccio questa offerta d'amore, io ritornerò e sarò quello che le religioni orientali chiamano Shiva, il distruttore, cioè il giustiziere, perché devo riarmonizzare quello che voi non siete riusciti ad armonizzare con l'amore. Quindi Gesù si fa crocifiggere, risorge con i segni delle stimmate e si presenta ai suoi apostoli e salva tutti quelli che scelgono la via dell'amore. Che significa salva? Significa che tutti voi sapete che la legge del padre è la legge di causa ed effetto, la legge karmica, ciò che semini raccogli. Gesù scende sulla terra, si incarna, quindi l'avatar degli avatar, il supremo avatar, si incarna e ci dà un'offerta, ci dà questa possibilità, la più grande. Io con l'amore e il sacrificio vi dimostro che voi potete superare il karma, cioè potete addirittura evitarlo. Se scegliete il sacrificio, chi non si sacrifica, chi non ama con tutto se stesso, è soggetto al karma. Allora se io oggi violento, domani sarò violentato, se io oggi faccio soffrire, domani mi faranno soffrire nella reincarnazione successiva. Invece Cristo con l'offerta, io mi sacrifico per te, se tu mi accetti, accetti l'amore, accetti la redenzione, non farai karma. Quindi Cristo da quella croce, sotto la quale tutti noi dobbiamo inginocchiarci e ringraziarlo, maestri compresi, tutti i grandi maestri devono ringraziare Cristo, l'espressione massima divina, perché Cristo salva tutti noi miserabili, tutti noi che stiamo evolvendo, che ci stiamo cercando di evolverci in questa valle di lacrime, ma salva anche le guide, i messaggeri, perché quando un avatar, un maestro divino si incarna, non mi riferisco alle incarnazioni divine, ai messaggeri divini, ce ne sono tanti, anche loro sono soggetti, essendo incarnazione, a fare degli errori, quindi a soggetti a prendere su di sé il karma. Cristo salva tutti, dai comuni mortali ai messaggeri, tutti quanti con questa crocifissione. Quindi noi dobbiamo ringraziarlo e ci offre la redenzione.